mi è arrivata al quinto piano e voglio andare proprio a scoprire, a farvi scoprire che cos'è quinto piano, quindi Euro Interim Servizi, e vediamo che cosa c'è da scoprire nel pomeriggio. Eccomi qua. Buongiorno Elena, ben arrivata, benvenuti. Benvenuti a quinto piano. Che cosa c'è qui? Quinto piano è un mondo pieno di cose. Venite, vi faccio vedere e vi spiego che cos'è. Liliana, dove siamo? Allora, qui siamo nella zona della biblioteca. Dietro di me abbiamo gli acquari dove si svolgono le lezioni singole, quindi il one to one con il tutor per andare a approfondire una materia, preparare un'interrogazione o un compito in classe o magari anche un'esposizione molto importante. E allora, è un dopo scuola? Si tratta di un dopo scuola, un pomeriggio per i ragazzi che hanno bisogno di un piccolo aiuto. Ma come viene dato questo aiuto? Andiamo ancora a scoprirlo. Intanto io vedo delle formule matematiche. Filippo, cosa stai facendo? Di che cosa ti occupi? Sto facendo degli schemi per il secondo principio della dinamica, uno degli argomenti che più mette in crisi gli studenti in fisica. E quindi devono essere supportati da te nel pomeriggio quando devono affrontare queste tematiche altre? Sì, diamo un supporto in materie come fisica, una di quelle che crea più difficoltà, poi biologia, scienze, matematica, queste sono quelle di cui mi occupo io. Quindi un aiuto a fare i compiti, ma anche una vera e propria ripetizione, più divertente delle ripetizioni normali, qualcosa di diverso. Si spera sia più divertente. E allora, lasciamo imparare la trigonometria insegnata da Filippo, che è bravissimo, esperto di materie scientifiche, ma non ci fermiamo alle materie scientifiche, c'è la letteratura, ci sono tante materie per le scuole superiori, poi anche per le medie, ma anche per le elementari. E allora andiamo a vederle. E allora con Liliana, responsabile di quinto piano, andiamo a scoprire un'altra aula, tutte colorate, tutte belle, attraenti, perché ho detto bambini, ragazzi, adolescenti, seguite tutti. Tutti, dai 6 anni fino alla piena maturità, compresi appunto anche i test universitari. E allora giriamo, la struttura è bella grande, soprattutto luminosa, colorata e attraente, incontriamo Lucia che ci fa scoprire che cosa, dove siamo. Siamo in una sala ristoro dove i nostri ragazzi fanno un po' di pausa, magari si fanno una chiacchierata, si conoscono. Proprio una domanda tecnica, ma se io volessi iscrivere mio figlio, mio nipote o qualcuno a quinto piano, cosa devo fare? Può chiamarci tranquillamente, parlare con me o con la Liliana, può venire a vedere, fare un'ora di prova che sarà gratuita e dopo decido in base a quelle che sono le necessità, decidiamo assieme quali sono le pianificazioni per questo ragazzo. I ragazzi sono contenti? I ragazzi sono tutti contenti, sì, vanno via sorridendo, a volte arrivano un po' brontolando, però poi vanno via contenti.